Si è inaugurata lo scorso 2 marzo 2024 presso lo spazio Arte Borgo Gallery a Roma, a due passi da Piazza San Pietro, la mostra tripersonale dal titolo Anime Lux. Anime Lux è la nuova mostra promossa da Arte Borgo Gallery, curata da Anna Isopo. L'inaugurazione è stata accompagnata dal commento della storica e critica d'arte Martina Scavone, che attraverso la sua conoscenza e la sua preparazione ci ha introdotto alla conoscenza delle tre esponenti, conducendoci, mediante le sue parole, a una più attenta e accurata nozione artistica delle opere. Una mostra che porta alla luce lo spirito, l'animo delle tre artiste in esposizione, in realtà sono quattro: Jana Kreft, Clara Sedlo e il duo artistico, questo nuovo sodalizio nato di recente, fra Alessandra Degni e Simona Sarti. Dunque l'intento è proprio quello di far esplodere e riflettere, proprio come un fascio di luce sulle opere di queste artiste, e quella luce dell'anima che poi è quel bagliore, quel fulgore che nasce e che porta ciascuna di loro a realizzare le opere che vanno poi a far parte delle rispettive produzioni artistiche. Qualche parola su ciascuna di loro, a partire da Jana Kreft, un'artista che vive e lavora in Germania. I suoi lavori nascono strato dopo strato attraverso questa giusta posizione materica che prevede l'uso di diversi materiali, organici e non, come ad esempio caffè, polvere di marmo, di pietra. Prende costante ispirazione dalla natura, ma anche dalle sue emozioni, dai suoi ricordi. Clara Sedlo invece è un'artista di Praga. Nei suoi lavori scava nel subconscio, argina completamente la logica, focalizzandosi sulla componente psicologica e dando vita a queste rappresentazioni che strizzano l'occhio, diciamo, al mondo onirico, un po' surreale, indubbiamente bizzarre. Veniamo ora a Desert 2, che è lo pseudonimo, la firma in calce alle opere di Alessandra Degni e Simona Sarti, uno pseudonimo appunto creato dalle stesse artiste per veicolare un nuovo modo di fare e intendere arte, ovvero un'arte priva di qualsiasi forma di autoreferenzialità. Dunque ciascuno di loro realizza una parte dell'opera mettendovi la propria ben distinta personalità, senza tuttavia prevalicare sull'altra, e creando quindi una sinergia che poi sfocia in quella forza creativa che fa sì che l'opera finale sembri appunto il risultato di una sola mente creativa e di due sole mani. Al contempo ciascuna di loro sicuramente si identifica e riesce a ritrovare la traccia del proprio passaggio. Con Anime Lux si intende delineare la personalità espressiva raccontata dalle contrastanti opere degli artisti, l'introspezione del singolo comparata ad un penetrante viaggio dell'animo e in sincronia con una ricerca, una storia, un'emozione. Una mostra in cui la profonda sensibilità degli artisti esplode e riflette da opere che fanno trapelare tracce di una dimensione alternativa. Il messaggio di questa mostra è chiaro e riguarda la ricerca di comunicare con l'interiorità attraverso l'arte, che sia di forma astratta o figurativa, concentrando l'attenzione sul colore, sull'uso di materiali che ci riconnettono e sintonizzano con la natura, alla ricerca di una trasformazione che rigeneri l'anima attraverso la luce e i colori. Nelle opere, che portano non a caso lo stesso titolo con una forma di omologazione del gesto artistico, omologazione che è solo il punto di partenza per arrivare alla vera mutazione del processo creativo e dinamico, che è capace di evolvere e soprattutto cambiare. Tra le varie scelte artistiche presenti abbiamo avvicinato la nuova firma che si trova in calce alle opere di Alessandra Degni e Simona Sarti. Ognuna compone con la propria ben definita personalità, in piena sintonia con l'altra, una parte del lavoro, ed è proprio da questa sinergia che nasce la forza creativa che traspare dall'opera finale. Nelle tre opere che abbiamo portato qui in esposizione, il titolo non cambia, sono mutazioni
1, 2 e 3. E in realtà questo voler mantenere lo stesso titolo per tutte e tre le opere è una forma di omologazione che non è appunto solo ed esclusivamente nel tratto pittorico, perché subisce nel corso delle tre opere un'evoluzione, proprio perché la mutazione è un cambiamento, ed è quello che appunto noi abbiamo voluto esprimere con la rappresentazione di queste tre opere, per arrivare poi all'opera finale che appunto continua a riflettere, che proseguirà Simona a spiegarvi. La quarta opera in esposizione, dal titolo Continua a riflettere, segue la conseguenzialità delle prime tre. E nella parte centrale, come si vede, c'è una parte pittorica specchiante. Il quadro anche in questo caso sembra come suddiviso in tre parti, in realtà sono sempre unite dal discorso precedente delle mutazioni che avvengono, e si può vedere sia nella parte a sinistra che c'è una capovolgimento del colore degli spazi bianchi con gli spazi che vedete colorati, e contemporaneamente però che rientrano nel discorso che abbiamo già fatto. E passando avanti, queste sono delle parcellizzazioni di un'opera che si chiama Consegno le parole. Cosa vuol dire? In quest'opera, come nelle precedenti, noi abbiamo consegnato il nostro colavoro e frazionato in questi 10 elementi. Negli elementi sottostanti sono rappresentati i colori reali, mentre nella parte sopra vediamo un tipo di monocromaticità. Cosa cambia? Nella mutazione, in questo caso la mutazione delle forme. Quindi da quello che era l'opera originaria è stata frazionata, portata attraverso elementi quadrati e anche attraverso l'elemento della sfera, che sembra quasi un elemento dissonante all'interno della composizione stessa, mentre invece è sempre la stessa rappresentazione, solamente per far vedere come c'è una mutazione anche attraverso le forme. Così come nella mutazione, che è stato il nostro tema principale di questa nostra esposizione, abbiamo voluto fare un omaggio a quello che è la natura. Purtroppo i cambiamenti climatici sono una cosa che non possiamo bloccare, però abbiamo voluto fare un omaggio attraverso la realizzazione con elementi tratti da scarti di frutta e verdura o da pigmenti naturali o da limature di ruggine, con questa opera che si chiama Natura in Progress, dove si vede anche nella maniera pittorica dell'utilizzo come c'è una mutazione anche nel segno, uno sfondo molto anacquato di ruggine sul fondo, una parte molto materica sovrastante. Quindi come può cambiare nell'opera stessa e mutare, niente si può fermare, però nella nostra volontà è quella appunto che la collaborazione, la sincronicità e l'empatia sono elementi importanti per migliorare le condizioni in generale del vivere quotidiano, e questo messaggio speriamo di averlo dato. Questo è il messaggio comunque che comunque noi ci diamo ogni volta che operiamo insieme su un lavoro.